incrociamo le gambe. Rilasso bene le spalle. E risuoniamo con un om. Apriamo gli occhietti, le mani vanno indietro, inspiro cuore al cielo, scivolo le mani in avanti, lascio pesare la testa, inspiro, mani vanno indietro, scapole vicine, espiro, le mani scivolano avanti, lascio cadere giù gomiti, testa, spalle, inspiro indietro, espiro avanti. E poi inspirando mi fermo più o meno al centro. Mano destra a terra lateralmente, mano sinistra al cielo. Inspiro. Espiro, mucula, bocciolo. Inspiro, cambio. Espiro, torno. Inspiro. Inspiro. Ultimo giro, destro, sinistro. Poi mi fermo al centro. Mano destra sul ginocchio sinistro, l'altra mano va dietro. Inspiro, allungo, ruoto. Espiro, torno. Inspiro, vado. Espiro, torno. Ognuno con proprio tempo, un paio di volte. E lentamente mi fermo al centro. Giusto un cerchietto con la testa. Mandibola rilassata. Anche nell'altro verso. E piano piano richiamo anche mento verso lo mento, dal mento allo sterno, piano il mento va parallelo al pavimento. Appoggiamo le mani indietro, stacchiamo i piedi. Sì. Incrociamo le tibie e scivoliamo, arrotoliamo in avanti. Se conosco Ujjayi, se chiudo la glottide, filtro bene l'aria con la glottide, l'aria entra e esce attraverso le narici. Così la scaldiamo bene prima di farle entrare in profondità. Inspiro tigre, espiro gatto. Spingi bene con le ginocchia, spingi bene con le mani. Inspiro tigre, espiro gatto. Aggiungiamo anche l'estensione d'anca. Inspiro tigre, espiro gatto. Inspiro Vajrasana, espiro Marjarihasana. Un paio di volte con il tuo respiro. E quando vuoi, due ginocchia appoggiate, allarghiamo le ginocchia e un attimo Shashankasana.
lascio cadere giù la testa, lascio pesare i glutei, due bei respiri con la pancia. Le mani camminano in avanti, inspiro, se lascio cadere i gomiti, sollevo la testa, inspiro, guardo le mani, espirando, gatto, risucchia bene le pelvi, lascia le mani dove sono e spingi il bacino in avanti, avvicina le scapole, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Restiamo qui qualche respiro. Mani spingono, talloni cadono, ombelico bene risucchiato. Veniamo in avanti con la testa, posizione di piegamento, Santolasana, una bella posizione di piegamento, addome attivo, testa spinge avanti, talloni spingono indietro, andiamo sul bordo dei piedi, mano destra al cielo. Spingi bene il bacino avanti e piano giù la manina, facciamo piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Resto qualche respiro. Vengo in avanti, posizione da piegamento, una bella posizione da piegamento, vuol dire una posizione attiva, talloni spingono indietro, ombelico in dentro e testa in avanti. Andiamo sul bordo dei piedi, manina su, manina sinistra su, qualche respiro qua e la mano di terra spinge attivamente, non solo prende il peso, spinge attivamente. Come se tu volessi salire più in su con la mano. E piano appoggia giù la manina, piegamento, gomiti toccano le coste, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruotiamo piede destro 45 gradi, avanti piedino sinistro, spingiamo su tutti e due i piedi, veniamo su, una bella base d'appoggio, me lo organizzo bene e mi bacino destro in avanti, stacco le mani, bel guerriero 1. Sguardo i pollici, affonda bene con i ginocchi avanti, spingi bene con il piede indietro, inspiro qui, espiro, disegno un cerchio enorme, appoggia le mani, piede raggiunge l'altro piede, inspiro, espiro, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruoto piede sinistro, avanti piedino destro, me lo organizzo con calma, una bella base d'appoggio, controllo che sia tutto giusto, addome attivo, ginocchio bene in linea e mi bacino sinistro in avanti, mani vanno su, spalle giù, sguardo i pollici. Inspiriamo qua, espiro, disegno un cerchio enorme, piede raggiunge l'altro piede, inspiro, espiro, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruota piede destro, avanti piedino sinistro, inspiro, guerriero 1, espiro, piegamento, chaturanga dandasana, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruota piede sinistro, avanti destro, inspiro, guerriero 1. Se vuoi disegniamo i cerchi, è più semplice. Disegno un cerchio, piegamento, fuori tutta l'aria quando sei giù, giù, giù. Inspiro su. Espiro, glutei al cielo. Ruota destro, avanti sinistro, inspiro, guerriero 1. Piano andiamo in guerriero 2, restiamo qui qualche respiro. Aggiustiamo bene la posa. Usa bene il respiro, mani spingono, ginocchio ben flesso, inspiro qua, espiro, piegamento, chaturanga dandasana, inspiro, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruota sinistro, avanti destro, inspiro, guerriero 1, guerriero 2.
Restiamo qui qualche respiro. Inspiro qui, allunga bene le braccia, spiegamento, Chaturanga Dandasana. Inspiro, cane faccia in su, cane faccia in giù. Ruota destro, avanti sinistro, inspiro, guerriero 1, guerriero 2. Distendiamo tutte e due le ginocchia, andiamo con la mano sinistra verso sinistra e piano giù. Trikonasana, un bel triangolo. Spingi bene il bacino avanti, spingi bene le spalle indietro. Guarda bene la mano che sta su. Continua a spingere bene con i piedi. Senti che più i piedi spingono giù, più il bacino si apre. Inspiro qua. Guarda la mano che sta sotto. Inspiro, vieni su come se qualcuno ti tirasse su per la manina. Espiro giù la mano. Affonda bene col ginocchio. Inspiro, ginocchio sinistro. Spiegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Ruota sinistro, avanti destro. Inspiro, guerriero 1. Guerriero 2. Senti la posa. Distendiamo le ginocchia, ci infiliamo in un intercapedine con la mano destra verso destra e andiamo giù. Trikonasana, sguardo bene la mano che sta su, piedi spingono bene giù. Spingi bene con tutti e due i piedi e senti come il bacino, come dentro il bacino si trova spazio, il bacino si libera un pochino, le articolazioni si decomprimono, più spingi in giù, più il bacino si libera. Inspiro, guarda la mano che sta su, guarda la mano che sta sotto. Inspiro, vieni bene su come se qualcuno ti tirasse su per la manina. Espiro giù. Inspiro, guerriero 2. Spiegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Restiamo qui qualche respiro, mani spingono, testa cade. Ruotiamo piede destro, 45 gradi, avanti piede sinistro. Inspiro, guerriero 1. Guerriero 2. Distendi le ginocchia, piega il ginocchio destro, il ginocchio che sta dietro, piega bene il ginocchio, senti che può spingere e da qua ci proiettiamo in avanti, in guerriero 3. Scapole vicine, addome attivo, la gamba di terra che spinge bene giù. E piano lentamente i piedi si avvicinano e le mani vanno su, 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 su verso il cielo. Espiro, mani davanti al cuore e andiamo in Tadasana. Un respiro qui. Inspiro. Pranam. Inspiro, Anjali Mudra. Hasta Pada Padastasana, mano piede. Inspiro, Uttanasana, allunga la schiena, guarda in avanti. Espiro, passo passo, piegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Ruota sinistro, piede avanti destro. Inspiro, guerriero 1. Guerriero 2. Distendi le ginocchia. Piega il ginocchio dietro, senti che il ginocchio può spingere, il piede può spingere e ci proiettiamo in guerriero 3. Addome attivo, scapole vicine, tronco parallelo al pavimento, il piede indietro o a martello o a punta, va bene tutte e due, ma decidi una e fa una, non piede mollo.
o a punta, una dolce punta o un dolce martello. O spingi con l'alluce lontano o spingi col tallone lontano. Ma da qualche parte devi spingere. Piano, piedi si avvicinano, le mani continuano. Inspiro, angeli in mudra, allungati bene verso l'alto. Espiro, mani davanti al cuore. Tadasana, un respiro qui. Inspiro. Es pranam. Inspiro, angeli mudra. Es padastasana, appoggia le mani. Inspiro, uttanasana, alza bene il cuore e guarda in avanti. Espiro, passo passo, piegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Qualche respiro qui. Piega le ginocchia, guarda le mani, cammina o balza tra le mani, guarda in avanti, inspiro, allunga la schiena, uttanasana, alza bene il cuore, es, padastasana, guarda le ginocchia, inspiro, anjali mudra, spingi bene con i piedi, tocca il cielo, vai a toccare il cielo, espiro, samastitihi. Facciamo 4 salute al sole della Ashtanga Vinyasa Yoga. Inspiro, tadasana, es, pranam asana. Inspiro, angeli mudra. Es, padastasana. Alza il cuore, uttanasana, guarda bene avanti. Espiro, piegamento, chaturanga dandasana. Urdha mukha svanasana. Hado mukha svanasana. Cammino, balzo tra le mani. Inspiro, uttanasana, alza bene il cuore, guarda avanti. Es, lascia cadere giù la colonna. Inspiro, le braccia vanno dietro, lato, su. Spingi bene con i piedi. Espiro, samastitihi. Un respiro libero qui. Inspiro, tadasana. Es, pranam. Inspiro, anjali mudra. Es, padastasana. Uttanasana, alza il cuore, guarda avanti. Es, piegamento. Urdha mukha, cane faccia in su. Avvicina bene le scapole. Hado mukha, cane faccia in giù. Balzo o cammino. Inspiro, uttanasana, alza bene il cuore. Es, hastapada, guarda i piedi, guarda le ginocchia. Inspiro, anjali mudra. Espiro, samastitihi. Addome attivo, ginocchia morbide, cuore aperto. Un respiro libero qui. Inspiro, tadasana. Es, pranam. Inspiro, angeli mudra. Es, padastasana. Uttanasana, alza bene il cuore. Piegamento, chaturanga dandasana. Urdha mukha, hado mukha, fuori tutta l'aria, balzo, inspiro, uttanasana, guarda avanti, si lascia cadere giù la colonna, apri bene il petto, le mani vanno dietro, lato, su, espiro, samastitihi, un respiro libero. Inspiro, tadasana. Es, pranam. Inspiro, anjali mudra. Es, padastasana. Uttanasana, alza bene il cuore. Piegamento. Cane faccia in su. Scapoli vicine. Cane faccia in giù. Balzo, guarda avanti. Uttanasana, allunga bene la schiena. Es, padastasana, guarda le tue ginocchia. Inspiro, anjali mudra, sguardo le mani che vanno su, toccano il cielo. Espiro, samastitihi. Buonissimo. Prendiamoci sul ginocchio destro. Faccio a specchio così, no? Più semplice da seguire. Schiena lunga.
Apriamo il ginocchio verso fuori, mano all'iliaca, sguardo in direzione del gomito, in direzione, diciamo, della spalla destra, sguardo a destra. No, scusate, a sinistra, la vostra sinistra, sì, la vostra sinistra, scusate, sì. La mia destra o la vostra sinistra? Piano torno. Mano sinistra vostra, piede destra. E poi anche, posso anche rimanere così. Stacco la mano e ruoto. Se il corpo mi lascia fare, spingo bene il tallone destro in avanti. L'idea è quella di distendere bene tutte e due le ginocchia. Inspiro, espiro, piano torno. Sì. Tallone vicino all'osso pubico. Spingo bene. Mani davanti al cuore. Vrksasana, l'albero. Un albero pieno di frutti. Mani ben unite. Ancora un bel respiro qui. Espiro, le mani scendono. Libero e piano giù. Tadasana. Spingo bene giù col piede destro e senti che il ginocchio sinistro viene su gratis. Perciò io spingo giù con la gamba di terra. E lì è il lavoro. Il lavoro è spingermi giù. Questa viene su da sola. Mano destra alla iliaca, ginocchio sinistro si apre, sguardo, mento sopra la spalla destra. Addome dolcemente attivo, assicurati di non arcare la schiena, addome attivo e assicurati che quando inspiri il respiro sia in qualche maniera un po' contenuto dalla parete addominale. Così ci aiuta questo effetto pneumatico di sostegno. Non lasciar protrudere la pancia. Non è tanto un ombelico in dentro, è più assicurati che ci sia una giusta tensione sulla parete addominale, un abbraccio addominale. È quello che ci aiuta all'equilibrio, è quello che aiuta a sostenere la nostra schiena. Piano torno. Manina destra. Piede, va bene qua, benissimo. Allungo bene la schiena. La manina a ruota, dietro, lì, così. E se posso spingo bene il tallone in avanti. Quello che c'è, non occorre andare. Sguardo la mano che sta dietro. Dai, respiri. Spingi bene con tutti e due. Distendi bene tutte e due le ginocchia. Senti questo lavoro attivo, in espansione. Inspiro, espiro piano libero, lascio, trovo il centro, appoggio il tallone dove voglio, ovviamente, va bene fessura inguinale o quello che il corpo mi lascia fare, mani davanti al cuore, Vrksasana, albero, senti questo sostegno qua, non rigidità, sostegno, su, spalle giù. Bel Ujjayi. Espiro piano libero. E vado in Tadasana. Qualche respiro in Tadasana. In Sama. Posizione equilibrata. Uguale peso sotto i due piedi. Resto qualche respiro qui. Yeah.
apriamo gli occhietti. Siete tutti scalzi o l'unico con i calzettoni? Ho detto. Incrocio le dita delle mani, yoga mudra, spingi le mani in avanti, le mani vanno su, senti l'apertura del petto, senti l'apertura delle spalle, quando le mani vanno in su cerchiamo di aprire bene questa zona qua, apriamo bene le spalle e non arcare questa zona qua, non perdere questa connessione tra le coste e il bacino, perciò cerco di aprire bene le spalle ma senza forzare tanto la schiena, perciò addome attivo, vi dico ben un bel abbraccio addominale. Apriamo gli occhietti e su con i talloni. Sì. Come se fossimo proprio una colonna. Immagina di dover tenere sul cielo. E tutto il peso del cielo lo scarichi nella terra. Diventi proprio un canale. Ancora due bei respiri qua. Uno sguardo in avanti è molto più facile, se sguardi le mani è molto più difficile. Inspiro, espiro piano giù e piano libero. Sì, avevo un aggancio visivo molto bene, sicuro, sì. Un aggancio visivo è facilitante, sicuro, cioè. Ma se sai perché guardarti le mani non è facile, perché dice che quello è un aggancio visivo, è che le muovi, perciò è un finto, cioè tu non è un vero punto fisso, e perciò la guida visiva non è, è molto meno efficace, come se tu guardassi, se fai l'equilibrio poi lo puoi anche fare, guardi un oggetto, una mosca che si muove, sempre meglio che occhi chiusi, però l'ideale è un aggancio visivo fermo, il faro della vittoria, insomma quello che vuoi. E veniamo su col ginocchio destro. Sì. Stavolta mano destra, non al ginocchio ma vado al piede, alluce, già che siamo tutti scalzi. Lì. L'altra mano alla iliaca. E distendo. Quello che posso anche tenere piegato. E piano apro. E lo sguardo va in direzione opposta. E continua a spingere bene con i piedi. I piedi spingono. Piuttosto ginocchio piegato ma schiena lunga. Piuttosto ginocchio piegato, perciò piuttosto piega le ginocchia ma schiena ben lunga. Un respiro qua. Piano torno. Adesso viene il bello, Stacca il piede, lascia il piede dov'è però. Stacchi e lo lasci lì dov'è. Gomiti indietro. Punta bene il piede. Respira dentro, attiva. Cerca di spingere la testa del femore dentro il bacino. Ancora un bel respiro. Espiro piano giù. Tadasana. E veniamo su con l'altro piedino. Se il tappetino si muove, sì. Medio indice, si usa proprio questa presa qua, che è Prana Mudra, sì, tipo saluto di Boy Scout, solo con le dita più vicine forse, no? E vai a prendere l'alluce. Un grande dito, sì, esatto. E poi spingi un po' in avanti. Schiena lunga. A costo di piegare il ginocchio, piega il ginocchio, non avere nessun problema. Piega il ginocchio, schiena lunga, addome attivo. E piano ci apriamo e lo sguardo va in direzione opposta al piede e le gambe, le ginocchia tendono ad estendersi, a spingere lontano i due piedi. È una posizione attiva. Piano torno, lasciamo il piede lì dov'è, puff, stacca lì, punta il piede, mani dietro. Richiama bene la testa del femore dentro il bacino. Inspiro. Espiro piano giù. Tadasana.
facciamo 4 salute al sole. Volete? Delata yoga stavolta. Perciò sono 8, vi dico subito. Facciamo piano, con calma. Buono. Si parte sempre da Tadasa, la sequenza è un po' diversa. Inspiro. Es pranam. Inspiro, Anjali Mudra. Espiro. Ti tuffi in avanti. Piede destro indietro. Grande passo col piede destro. Inspiro. Ashva Salanchasana. Es Parvatasana. Una sorta di cane a faccia in giù. Qua appoggiamo solo le ginocchia. Appoggia anche lo sterno tra le mani ed è una posizione che si chiama Ashtanga Namaskara, 8 punti. Inspiro, Bhujanga, piedi vicini, spingi bene giù con i piedi, piedi vicini. Es, Parvatasana, sempre piede destro avanti. Inspiro, Ashva Salanchasana. Es, piedi uniti, guarda le ginocchia. Inspiro, allunga bene la schiena, vieni su, apriti al cielo, attiva bene l'addome. Es, pranam. Sì. Tadasana. Abbiamo fatto a destra, facciamo tutto a sinistra. Inspiro qui. Es, pranam. Inspiro, Anjali Mudra. Es, mi tuffo in avanti, perno all'anca. Piede sinistro indietro. Ashva Salanchasana. Es Parvatasana. Appoggia le ginocchia, sterno tra le mani, 8 punti, fuori tutta l'aria qui, eh. Inspiro, Bhujanga, cobra. Piedi vicini. Es Parvatasana, posizione della montagna sacra. Piede sinistro avanti. Inspiro, Ashva Salanchasana. Senti la bellezza di sta posa. Es, piedi uniti, guarda le ginocchia. Inspiro, piano vieni su. Cuore al cielo, proprio cuore al cielo. Espiro. Inspiro, Tadasana. Hai visto lì qualche respiro? C'è qualcuno che fa la formazione, perciò sa già alcune cose. C'è un momento in cui, da Parvatasana, dalla montagna sacra, quando andiamo giù, 8 punti, e si fa in apnea polmoni vuoti. Magari guarda un attimo così, da qui io qua sono, butto fuori tutta l'aria e in apnea polmoni vuoti faccio questa cosa qua, sono nel vuoto, svuoto tutto qua e qua inspiro su, ok? Perciò bisogna andare un pelino più veloce, se no diventa difficile. Inspiro qua. Es pranam. Inspiro, Anjali Mudra. Es Padastasana. Inspiro, destra dietro, Ashva Salanchasana. Es Parvatasana. Rimani nel vuoto, appoggia le ginocchia, Namaskarasana. Inspiro, Bhujanga. Es Parvat. Piede destro avanti, Ashva Salanchasana. Es, piedi uniti. Inspiro, vieni su, Anjali. Es Pranam. Inspiro. Es pranam. Inspiro su. Es padastasana. Sinistra dietro. Ashva Salanchasana. Es parvatasana. Fuori tutta l'aria. In apnea polmoni vuoti. Appoggia le ginocchia. 8 punti. Inspiro. Bhujanga. Es parvat. Sinistra avanti. Ashva Salanchasana. Es piedi uniti. Inspiro su. Cobra. Questo qua es pranam e tadasana. Resta qui qualche respiro. Abbiamo fatto destra e sinistra, penso, giusto? Sì. Ok, facciamo ancora due volte, eh? Due volte. Sì, facciamo ancora due volte, a volte un pochino più dinamico. Se uno ha dei problemi, ovviamente respira. Se non riesci a tenere la apnea polmoni vuoti, questo è molto bello, perché se tu riesci a tenere la apnea polmoni vuoti, vai fino a giù in Ashtanga Namaskara, quella posizione 8 punti. Si chiama 8 punti perché abbiamo due, le dita dei piedi, le ginocchia, le mani, sterno e mento. E così rimani in questo vuoto. Dopo, quando fai Bhujanga, cobra, proprio l'aria va dentro, va molto volentieri. Tadasana. Sì. Inspiro qua. Es pranam. Inspiro, Anjali. Es
Padastasana, destra dietro, inspiro, Ashva, Es, Parvat, fuori tutta l'aria in apnea, inspiro, Cobra, Es, Parvat, destra avanti, Ashva, Sanchasana, Es, piedi uniti, inspiro, vieni su, Es, Pranam, inspiro, Tadasana, Es, in, es, inspiro, sinistra dietro, es, rimani nel vuoto, 8 punti nel vuoto, cobra, inspiro, es, sinistra avanti, inspiro, ashva, es, piedi uniti, inspiro su, es, inspiro, qualche respiro qui. Facciamo proprio col mantra adesso sotto il sole. Sono ripeterlo? Sì, sì. La cosa difficile è se lo ripeti mentre lo fai. Il problema è che quando tu, se tu canti, il problema mentre lo fai, è che tu non puoi cantare nelle fasi inspiratorie. Perciò se noi siamo qua, dico, inizia così. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha. E sto problema qua, tu, quando tu sei in una fase inspiratoria tecnicamente, capito, no? Si parte così, Om Mitraya Namaha, e questo non c'è nessun problema perché butti fuori l'aria e puoi cantare, e dopo qua tu dovresti dire Om Ravaye Namaha, ma dovresti inspirare ed è impossibile, capito? Perciò tendenzialmente il mantra, se esegui l'esercizio, va ripetuto mentalmente, no? Se no, puoi tranquillamente cantarlo, ti metti là e lo canti pienamente, o se no lo accenni, ok? Magari lo cantiamo io e te, se vuoi, o chi vuole lo canta, e fai quello che vuoi, punto. Però il problema è che... Lo cantiamo per ricordare. Sì, incontrerai questo ostacolo, che se fai non puoi rispettare il ritmo respiratorio. Boh, cantiamo tutti, dai. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Com'è andata? Ok. Manca, avete fatto destra, no? Tutto. Fate quello che volevo. Adesso tutto a sinistra. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Buono. Qualche respiro qui. Senti l'effetto del seduto del sole. Piano apriamo gli occhietti, i talloni vanno su, alti, alti, alti. Senti la voce, vedo dei piedi proprio. Il segreto per stare su è proprio, uno degli aspetti che può essere utile è veramente radicare bene i piedi, ma non è un radicamento fisso, è un radicamento mobile. Pieghiamo le ginocchia, incliniamo il tronco in avanti, addome attivo, Paksasana, il gabbiano. Pieghiamo bene le ginocchia, incliniamo bene il tronco in avanti, scapole vicine, uno sguardo in avanti, giù,
Senti proprio il quadricipite che lavora. Solleva bene i talloni più che puoi. Addome attivo, non lascia andare la coda indietro. Un bel respiro qua. Espirando, le mani scivolano giù, ma i talloni rimangono alti, alti, alti. Vai giù, 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 giù. Spingi sulle tibie, allunga la schiena, guarda in avanti stavolta. Mani sulle tibie. Allunga bene la schiena, guarda bene avanti, talloni alti, sì. Schiena lunga, addome forte, inspiro qua. Espiro, piano giù, ammorbidisci. Piega le ginocchia, appoggia le mani con un balzo indietro e andiamo in piegamento. E ci depositiamo a terra. Vado giù e mi deposito giù. Ah, buono, buono. Appoggiamo le mani sui glutei. Scapoli vicine. Solleviamo tutte e due le gambe, fronte appoggiata a terra. Fronte giù. Scapoli vicine, gomiti verso l'alto, piedi bene in alto. Piano appoggiamo giù i piedi, le mani restano dove sono, scapole vicine, gomiti in alto, vieni su con le spalle, con la testa e spingi bene giù con i piedi. Lo sguardo non è verso in avanti ma verso giù, in modo tale da non forzare il collo. Cerchiamo di aumentare la distanza dello sterno, tra lo sterno e il pavimento. Non tanto forziamo il collo. Come un bel respiro qui e piano giù appoggiamo la fronte, le mani vanno a prendere i piedini, spingiamo prima cosa giù il pube ben giù e andiamo in Dhanurasana, spingi bene giù il pube, i piedi spingono via le mani, solleva la testa, sguardo sempre in avanti basso. Addome attivo, proteggi bene la tua bassa schiena, cerca mobilità tra le scapole. Piano lentamente vai giù, lentissimamente. Libera le mani e andiamo in Makarasana, coccodrillo. Piedi verso fuori e appoggiamo la fronte sulle mani. Pianissimo, ci mettiamo tutti sul fianco sinistro giù, così da destra per tutti, sinistra per tutti, sinistro giù, vuol dire spalla sinistra giù. Distendiamo bene le gambe, lunghe, 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 appoggiamo bene la mano destra davanti al petto, sul pavimento, davanti allo sterno più o meno, attiva l'addome, risucchio l'ombelico e solleviamo tutti e due i piedini verso l'alto, senti il quadrato di lombi che si attiva. Poi solleviamo anche la testa e solleviamo la spalla sinistra, la mano e la spalla sinistra, tutto su. La mano non è appoggio, solleva tutto. Non far perno sul gomito. Sì, devi staccare il gomito. Sì, vai meno su, vai meno su. Se tu ti puntelli con il gomito, ecco, sì, vai meno su. Qualche respiro qui
E poi stacchiamo anche la mano destra. Siamo tutti su in equilibrio. Senti il quadrato dei lombi, la parte laterale del tronco che lavora. Inspiro qua. Espiro piano giù. Appoggia bene la testa da qualche parte, essenzialmente sulla tua spalla. E piano lentissimamente rotoliamo quella schiena giù, pancia su. Guardiamo il cielo, questa meraviglia di cielo. Sembra vicinissimo. Pieghiamo le ginocchia. Spingiamo giù con i piedi, solleviamo il bacino fino alle scapole. Piedi spingono bene giù. Anche in questa posizione qua cerchiamo il tutto pieno, cerchiamo di riempire tutto quello che è il giusto per questa forma, che non vuol dire dilatare, esasperare tutta l'espansione toracica addominale, cerca la giusta misura, ma riempi tutto ciò che c'è da riempire. E dopo svuota tutto ciò che c'è da svuotare. In ogni asana, in ogni posa, i volumi sono diversi. Ancora un bel respiro qui. E poi lentamente, una vertebra alla volta, magari separa un po' le scapole per dare spazio alle vertebre toraciche. Appoggiamo giù le nostre vertebrine. Portiamo i piedi verso il cielo, su, mentre il bacino è ben pesante giù. Non solo portiamo i piedi verso il cielo, ma spingiamo via il cielo con i piedi. E cerchiamo di mantenere l'osso sacro ben giù. A costo di tenere le ginocchia flesse. L'osso sacro è ben giù e i piedi spingono in su. Schiacciamo bene giù tutta la schiena, risucchia bene l'ombelico, schiaccia bene giù tutta la schiena, punta i piedi, perciò puntiamo le dita dei piedi, mantieni la bassa schiena giù e inclina un po' i piedini verso avanti, quel tanto che la schiena deve rimanere saldamente giù. Se vai giù tanto senti che la bassa schiena si solleva. No, cerca di schiacciare bene giù la bassa schiena e inclina un po', diciamo, estendi tecnicamente le anche. Bassa schiena ben giù. Immagina avere 100 euro appoggiato sotto la bassa schiena e c'è tanto vento. Perciò non lasciarli andare giù. Non buttare le gambe più giù del dovuto. Addome forte. Anche qua senti come il respiro è condizionato da questa posa. E piano abbraccia le ginocchia, mani alle ginocchia. Stringi bene le ginocchia al petto, adesso senti come la bassa schiena è veramente ben giù. E andiamo in decubito laterale a destra, fianco destro giù. Appoggia la testa da qualche parte, tendenzialmente sopra la tua spalla, allunga bene le gambe, attiva l'ombelico, Uddiyana Bandha, ombelico ben verso dentro, allunga le gambe, stacchiamo i piedi che vanno su. Stacchiamo anche la spalla che sta sotto. Non pensare di andare tanto in avanti, cerca di rimanere ben in linea. E poi cerchiamo di staccare anche la mano che sta su, faccio la mano sinistra. Respira dentro la posa. Aggrappati alle nuvole. E pianissimo giù. Aiutati con le manine e pianissimo ci mettiamo in posizione seduta.
spalle rilassate, cuore aperto. Mandibola rilassata. Allunghiamo solo per un attimo il tempo dell'inspiro, fuori tutta l'aria relativamente velocemente, ma completamente. Inspiro in 15 su. Se c'è ancora un po' di spazio, carico ancora un po' d'aria. E poi lentamente l'aria esce. Fuori tutta l'aria, completamente, velocemente. In 15, lentamente inspiriamo. Se c'è ancora un po' di spazio, carico ancora aria un pochino. E poi lentamente l'aria esce. Risuoniamo con un om pieno, inspiro. Mai davanti al cuore. Namaste.